Amici di calcio puro, parlo molto piano perché è tarda notte e tutti da me siamo in sette e dormiamo, tranne me che sto accesso a fare video. Comunque, bentornati in questo nuovo video. Mi avvicino molto il microfono quest'oggi. Allora, bentornati in questo nuovissimo video. Allora, andiamo a parlare di Juve Milan. Domani vi assicuro quantomeno lo short, cioè lo short non ve lo assicuro, però vi assicuro probabilmente gli altri video perché io domani andrò a scuola. Situazione particolare. Comunque, allora, una partita molto particolare. Abbiamo sognato fino al 76esimo. Il Milan avrebbe meritato assolutamente, fatemi accendere la seconda luce, avrebbe meritato senza alcun dubbio a mio parere, il 3-2 e il 2-1. La Juve che secondo me senza quel gol di Morata non ci saremmo sbloccati. Comunque oggi il Milan ha fatto il secondo tempo, la Juve il primo e la situazione è molto particolare perché la Juve poteva trovare il secondo gol nel primo tempo e poteva trovare il Milan il secondo gol nel secondo tempo, quindi diciamo che si è equivalso e il pareggio a mio parere è più che giusto perché è giusto, c'è poco da dire, è giusto. Secondo me forse si poteva fare di più soprattutto nel secondo tempo. Locatelli e Bentancur, secondo me, abbastanza inesistenti. Danilo non mi è piaciuto, Cuadrado è l'unico, a mio parere, che ha fatto, sapete, spinge, un po' si è buttato, però quello è altro discorso. E un Milan che mi aspettavo un po' più di paura perché chi c'è? C'è Brian Diaz, quindi direi ha fatto bene a mio parere solo i 10 minuti iniziali, poi ha fatto schifo. Comunque, a mio parere, un Milan convincente, una Juve che però non capisco. Io, ragazzi, sarò un nuovo ok, ma la Juve Allegriana io la capisco. Capisco mettere il pullman davanti alla porta, però io non capisco il pullman dal primo minuto. Io sono anni che non capisco questa tecnica di Allegri. Dal minuto del gol fino alla fine bisogna mettere il pullman, cioè veramente se giocassi over 2,5 alla schedina mi danno 1.000 euro se si fanno 3 gol nella partita a Juve, veramente non come ad esempio l'anno scorso con Pirlo. Non sto dicendo che Pirlo è meglio di Allegri, l'anno scorso con Pirlo l'under 2,5 lo potevi pure giocare. Che qualche partita magari finiva 3-1, 4-0, 3-0, 2-1, finivamo più o meno così. Comunque, domani non vi assicuro, perché ho tanti impegni, ragazzi, tanti piccoli impegni, non vi assicuro il video fino al post partita del Napoli, quindi state comunque sintonizzati sul canale, perché questo canale un attimo ha bisogno ogni tanto di calmeggiarsi, che cazzo di termine è? Di calmarsi, di fare magari qualche video in meno, magari fare un video al giorno, perché mi sto dando tanto e ovviamente tra poco, ovvero dopodomani, inizia la giornata di serie, quindi gli slot li voglio tenere soprattutto per quello, gli slot dei 3 video al giorno. Comunque, questo breve post partita si conclude, magari faremo domani, oltre al day after, un'analisi proprio, perché una mia idea è fare anche le analisi proprio tattiche della partita. E faremo, non lo so se lo farò, i pagelloni ignoranti. Sono fatto male. Ti erano mancati i pagelloni ignoranti, della verità. Comunque, noi come sempre ci vediamo, contattiamo i video.